Lo senti anche tu? Io non sento nulla. Esatto. Deve essere vicina. Ma chi? L'imperatrice Jaguaro. Non appena si mostra, gli altri animali tacciono. Meglio non attirare la sua attenzione, no? Giusto. Non dovremmo fare piano anche noi. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Lara, hai trovato nulla? L'amica di Abby ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Sembra che a Dio piaccia mandare disastri a intervalli di pochi anni l'uno dall'altro. Vedo che il terremoto ha fatto davvero molti danni. Niente che non si possa riparare con un'adeguata quantità di tempo e materiali. Purtroppo uno dei due scarseggia. Questo che tiene 400 anni? Quindi c'è una cripta qui nei dintorni. Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. Avvisami quando vuoi che andiamo. Qualcuno una volta disse che per conoscere davvero una città devi visitarne i cimiteri. Non so perché. Sono tutti uguali. Alcuni sono un po' più ordinati, con file precise. Altri sono come questo, dall'aspetto più naturale e spontaneo. Hijo de nuestra amada Virgen. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? John, sento qualcosa. Ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. E sotto le sue ali troverai rifugio. Sotto le sue ali. Queste note sono state scritte dal fondatore della setta del Sette. Parlano di fondi stanziati per il restauro della biblioteca. Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez.
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Jonah, questo libro descrive l'arrivo di uno straniero alla missione. Fu lui a fondare la setta dei sette. Forse era Lopez. È come sull'opposto. Ci stiamo avvicinando. Dobbiamo cercare ancora. Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. C'è un affresco intero qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo sette. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave data? In qualche modo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione qui. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Funzionata. Non vorrei mai essere sepolto qui, con la testa dietro qualche croce. Camminate finché avete luce.
così che l'oscurità non vi sorprenda. Sembra un suggerimento. O una minaccia. Sembra la Vergine Maria. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Lo specchio è sporco. Ti tiro su io. La luce indica la via. Che è successo a questa gente? Sembra che la luce abbia attivato qualcosa. Lara! Tutto bene? Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Diamo un'occhiata a questi affreschi. C'è una donna in questo. Guarda, c'era arrivato vicino, ma gli è andata male. Sembra che stia accettando la croce qui. Sembra che queste persone siano state torturate, pese al soffitto. Questa non era semplicemente una cripta. Ce la farò. Quinta stazione. Gesù cade una seconda volta. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo? Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Sta portando la croce. Credo si stia caricando la croce. Gesù è inchiodato alla croce. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Gil Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Gli asciuga il volto, credo. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Lo solleva. Metto che è la setta dell'Opuscolo. Lo stanno portando. È disgustoso. Meno male che non c'ero ai tempi di Lopez. L'iscrizione. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Pensi si rivolga a noi. Non farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Ok. All'opera. Thank you.
Che è successo qui? Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi... Beck. Zero testimoni. Lo scrigno di Isher. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi! Devi liberarlo! Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere.
tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato, il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni, non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta. Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo, assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Lara, scappa! Fermatelo! Quello appena passato? Sì. Dovremmo chiamarlo? Col cavolo! Se cambia qualcosa negli ordini ce lo dirà lui. Spero di vederlo quando lo estrarranno. Cos'è stato? Vado a dare un'occhiata. Avamposto, ho una pista. Hai un aspetto terribile. Cazzo! Meglio dare un'occhiata. Ok. Maieva allo scrigno e Lara Croft è stata avvistata nella chiesa. Trovateli. L'hanno lasciata sola nella chiesa. Là dentro era il delirio. Ovviamente, ma era Croft. C'era qualcosa di più importante di cui preoccuparsi. Usi il fango per me. Come è riuscito a prendere lo scrigno? E Maieva è qui. Croft, dov'è? Merda.
Jonah, dove sei? Sono nel canneto. Qui non mi vedono. Resta al riparo. Sto arrivando. Impossibile. Non ci sta nient'altro. Impossibile. Non ci sta nient'altro. Nel canneto. Priorità, trovare Lara Croft. Sentite il comandante. Andiamo a caccia. Croft, lo so che sei là fuori. Avrei dovuto ucciderti in Siberia, ma Dominguez non era d'accordo. Ho commesso un errore, ma ho intenzione di rimediare. Ora. Dovrà morire prima o poi. Ehi, dove sei? Ah, non mi piace. Ehi, sai, c'è ancora del rum in alcuni barili. Accidenti, Jameson, pensa a lavorare. Spero non faccia stronzate. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Impossibile, non ci sta nient'altro. Cardinal 6, Croft avvista. Squadra di Acuni arrivata. Gli Acuni arrivati, comandante. Prendiamola. Thank you.
elicottero, ho un pilota. Cosa? Presto. Ti è saltato in mente. Se fossi stata tu, avrebbe funzionato. Non andranno lontano. Vai. Vai, non preoccuparti. Ma quanto manca a Paititi? Ci siamo quasi. Ho perso lo scrigno, mi spiace. Non è colpa tua. È di Dominguez,
della Trinità. Ora come in passato, fin da che ho memoria, è sempre stata colpa loro. Potevo avere una famiglia. Tutto sarebbe potuto essere diverso. Prenderemo lo scrigno e fermeremo Dominguez. Altezza. Lara. Dov'è lo scrigno? Amaru l'ha preso. Ma la morte del sole si avvicina. Lo prenderemo prima che completi il rituale. Non sarà facile. Dovremo cambiare piano. Ti prego, preparati con calma adesso. Riuniremo tattici e guerrieri. Grazie. Io resto per aiutare Ucho. Se hai bisogno, chiama. Ok. Grazie ancora, Lara. È molto importante per il futuro di Paititi. Non posso credere a quanto è cresciuto Ezli in così poco tempo. Sarà un grande sovrano. Ha perso entrambi i genitori. Anche tu? Sì, ma forse lo sta affrontando un po' meglio. Questo è ciò che si vede da fuori. Ha così tante responsabilità sulle spalle. Non oso immaginarmelo. La Trinità è passata in secondo piano. No. Ora c'è Paiti.
Un Uratu ci crede. Lara? Sì? Sono Corianka. Un Uratu mi ha parlato molto di te. Sono stata io ad aprire la strada verso le vecchie caserme quando hanno catturato Ezli. E so che anche tu hai fatto la tua parte. Siamo sorelle unite dalla stessa causa. Ah, oh, capisco. Il tuo tatuaggio, sei... Una delle teste glabre, sì. Ma era tutto diverso prima dell'arrivo di Amaru. Lottavamo per un'altra causa. Lui ha sciolto il mio ordine per favorire i suoi sacerdoti. Ormai rimango solo io. Ma ho giurato che non mi sarei mai tirata indietro. Quindi ora indosso i colori della ribellione e sono fedele alla regina Unuratu. Beh, la reputazione delle teste glabre mi è ben nota. Dal punto di vista storico, intendo. È un onore. Sei gentile. Ti ho sentito parlare dell'imperatore Sinchichika. Sì, il primo imperatore di Paititi. Era un antenato di Unuratu. Ha creato lui l'era in cui viviamo. Tutto quello che vedi, quello per cui combattiamo oggi. Non avevo mai sentito parlare di questo scudo, Lo scudo del creatore delle ere. È la prova che la ribellione ha bisogno che Unuratu guidi Paititi in una nuova epoca. Sullo scudo è inciso il rituale d'iniziazione. Esso proverà che la regina Unuratu è la prossima creatrice delle ere, che solo lei può forgiare il nostro destino, e non quel falso dio, Amaru. E dove si trova lo scudo? È nascosto, nelle viscere della montagna, oltre il sentiero di Urakan. Il sentiero di Urakan? È una prova a cui deve sottoporsi chiunque cerchi lo scudo. Avete provato a recuperarlo? Era la mia missione, ma dopo la cattura di Ezli, le priorità sono cambiate. Ora che l'abbiamo liberato, il culto sa che stiamo tramando qualcosa. Devo addestrare i nostri guerrieri. Non posso occuparmi dello scudo. Ma se aspettiamo troppo, temo che Amaru possa trovarlo per primo e impedire l'investitura di Unuratu. Se Amaru trova lo scudo, potrà riunire Paititi inventandosi una storia qualunque e autoproclamarsi creatore delle ere, ricreando così il mondo a suo piacimento. Già. Non posso permetterglielo. Speravo di sentirtelo dire. Quello là con Uccio è un mio amico, si chiama Jonah. Avviserò lui se trovo qualcosa. Allora gli starò vicina. Grazie, Lara. Fa che si salvino. Thank you.